Allora, buonasera Massimo, un saluto a Gianluca. Naturalmente buonasera. i complimenti a Braglia perché è un 4-0 chiaro e preciso che non ammette repliche. Siamo stati bravi, i ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare, sono ragazzi di qualità e stasera l'hanno dimostrato. Soprattutto anche il piano partita di Braglia è stato vincente perché... A volte si fa bene, a volte si fa male, non si sa mai. Però nel primo tempo due volte siete andati a recuperare bene il pallone, nella prima è arrivato il calcio di rigore. Preparata così perché sapevamo che loro sono molto bravi con i terzini, con le mezzali, chi si butta dentro, chi si apre. C'ho De Simone che fa il secondo, è stato un giocatore di Zema, gli ho fatto fare gli allenamenti a lui. Quindi non è merito di Braglia? No, ma è merito di Braglia. Ma no, una cosa, all'uscita, solo un'uscita invece di due. Solo questo. Quanto è contento questa sera Braglia? Ma io sono contento quando vinco, mi gira le palle quando perdo. Questa è la serata più bella della stagione per ora? No, ne abbiamo passate tante belle. Beh, dall'anno c'è il terzo scorso. Posto. Ma noi ci dobbiamo dire... Oh. Noi ci dobbiamo divertire, intanto siamo salvi, il presidente mio è già contento, inizia già a dire l'anno prossimo fanno la CIE e ballevare. Sicuro? Sicuro, e che devi fare? Però noi ci dobbiamo divertire. Però scherzi a parte, si è visto un Gubbio intenso per 90 minuti, un Gubbio che a conti fatti ha iniziato a giocare meglio dopo il rigore sbagliato da De Sotto. Sì, sono d'accordo, sì, se so come forse liberati, però... hanno fatto delle cose importanti, dai, anche sto ragazzo che è arrivato ora, non lo conoscevamo nemmeno, ha dimostrato di saper giocare a calcio molto bene. Conosciamo bene il pescato. Lo so. Studio per Braglia. Beh, una domanda da parte di Gianluca Colonnello per il mister. Buonasera mister, volevo farle... Buonasera, volevo farle i complimenti a giocare... Grazie. Ha preparato una squadra in maniera perfetta... io parlo da avversario, avete fatto veramente una grossa gara sotto tutti i punti di vista, e quindi volevo farle soltanto i complimenti perché non ci sono domande, perché è la solita squadra sua, perché la base e la determinazione soprattutto in questo campionato, lei ha 20 anni e più di esperienza, quindi ha preparato e sa quello che deve fare. Non sono 20 anni di esperienza, ma 34. 34, 35, ormai sono vecchio. No, ho capito, ormai sono bello andato, sono la frutta, dai, qualche altro annetto e poi si smette. Una domanda di Massimo, se vuoi, poi salutiamo Braglia e arriva Zeman. No, vabbè, insomma, Piero Braglia, io l'ho sempre detto, insomma, lo stimo tantissimo, poi lo ritrovo molto bene, devo dire, perché sì, l'età può anche avanzare, però mister, lei è sempre molto sveglio di testa, lo dimostra in ogni circostanza. Grande Massimo. No, ma io so che te mi ha sempre voluto bene. No, vabbè, ma è la verità. Poi, insomma, dopo un 4-0 del genere è difficile fare delle domande perché il piano partita è stato perfetto. Perfetto, lei sapeva benissimo quali fossero i punti deboli del Pescara, sono stati sfruttati alla perfezione, quindi davvero complimenti. Poi insomma i numeri sono eloquenti. Grazie mille Massimo. Sono 8 risultati consecutivi. Grazie Massimo, un abbraccione. Grazie a lei. Grazie, mister. Un abbraccio, grazie.